Grazie Paolo Naso, grazie di questo invito a Freedom of Belief, grazie di questi inviti, perché sono molti inviti che ho avuto e se posso fare una breve storia, anzi una preistoria di questi inviti, direi che quasi 20 anni fa, dopo delle campagne scandalistiche che la stampa italiana aveva fatto su 5 nuovi movimenti religiosi, vennero da me in dipartimento mio di scienze sociali i rappresentanti di questi 5 movimenti, Damanhur, Scientology, Soga Gakkai e altri 2, a chiedere una cosa molto dignitosa, cioè di raccogliere un gruppo di specialisti a discutere della possibilità di reintrodurre nella legislazione italiana il reato di manipolazione mentale. Il reato di plagio era già stato abolito, c'erano campagne per reintrodurre il reato di manipolazione mentale. Questi 5 movimenti, accusati da questa pessima inchiesta giornalistica, vennero a chiedere di discutere di questo problema. Quindi non vennero a chiedere solidarietà, vennero a chiedere a sociologi, giuristi, semiologi, qualche teologo, di discutere il tema. Questo è quello che avvenne. Dopo 2 anni ne venne fuori un volume pubblicato volutamente all'interno di una casa cattolica, assolutamente cattolica, come il Messaggero di Sant'Antonio di Padova, e il volume aveva titolo Credere è reato? Col punto interrogativo. Dico questo perché, ragionando su questo titolo, Credere è reato, e confrontandolo con quello che oggi ci raduna, che invece è libertà, freedom of belief, libertà di religione, mi pare che ci sia un percorso storico positivo che è avvenuto. E in quel periodo il problema era di dire credere non è un reato. Oggi l'esigenza è quella di rivendicare invece la libertà. E oggettivamente mi pare che questo indica che nel contesto europeo alcune cose sono state acquisite, anche se non tutte. Perché ancora questa mattina, in qualche intervista di giornalista, qualcuno insisteva sulla categoria setta, e io a dire ai giornalisti che i sociologi da qualche tempo non usano più la categoria setta, ma nuovi movimenti religiosi. Allora, quindi ringrazio anche di quanto avviene stamane, che indica un avanzamento. Ma quali sono i contesti nuovi che si stanno ponendo oggi in Europa? E vengo al tema mio, che non approfondirò, ma se qualcuno è interessato c'è il testo che sta distribuendosi. Ma vi dico soltanto, quindi, il tema che io propongo, e il tema è quello un illuminismo per Allah. Vedete che il tema si sta allargando. In questo caso noi stiamo ponendo il problema non il diritto di credere di una minoranza, ma stiamo parlando eventualmente del diritto di credere di una maggioranza. Ma non solo. All'interno di questa maggioranza, sempre più differenziata, emergono delle elite, emergono delle componenti che rivendicano all'interno della loro maggioranza il diritto
di un proprio illuminismo. La prima precisazione che io vorrei fare, aggiungendo qualche elemento ai componenti di questa corrente, una corrente francese, questo dell'Islam des Lumières, è un'aggiunta che faccio ai tre rappresentanti principali dell'Islam des Lumières, due già scomparsi prematuramente, Mohamed Arkoun e Malak Chebeil, e invece al rappresentante attuale principale che è Abdennour Bidar. Ora, l'Islam des Lumières su cui stanno lavorando, è chiaramente l'illuminismo francese. Io ritengo che c'è un altro dato storico ugualmente interessante e che ci viene proposto da quest'opera fondamentale, che è un ponderoso volume di Stephen Friedrich Starr, 2013, tradotto dalle Einaudi, e 2017. Ora, propongo di ragionare parlando dell'Islam des Lumières di Bidar, che si riferisse all'illuminismo francese, di fare riferimento all'illuminismo a cui si riferisse Starr. Nei secoli tra il 750 e il 1150, in Asia centrale, l'Islam visse un'era di massimo fulgore nei commerci, nelle arti e in tutti i campi della conoscenza. Fu un periodo di grande fioritura economica e culturale. Non c'è da stupirsi che abbia poi influenzato la cultura europea, dai tempi di Tommaso d'Aquino fino alla rivoluzione scientifica. Tutto ciò lo riscopriamo oggi come un illuminismo dimenticato. Il recente ponderoso volume di Friedrich Starr ne racconta la storia affascinante e in parte sconosciuta dell'illuminismo medievale sorto in tale contesto. Popolose città animate da grandi figure di scienziati e artisti contribuirono a scrivere, a far nascere sorprendenti invenzioni e creazioni artistiche. Allora quasi tutti gli intellettuali scrivevano in arabo e per questo vennero definiti arabi. In realtà molte appartenevano a popolazioni persiane, turche, iraniane, anche cinesi. Fu in quel periodo che in Asia centrale nacque l'algebra, si calcolò il diametro della Terra con grande precisione, usando un metodo innovativo. Si scrissero alcune delle più belle poesie e trattati, divenuti poi fondamentali per lo sviluppo della medicina europea. Di rado la storia conobbe un periodo tanto felice per le scienze. Da qui il profondo impatto che esso ebbe in Europa, in India e in gran parte dell'Asia. Starr ne parla come di un illuminismo dimenticato, perduto, ma dal suo volume se ne trae anche una qualche nostalgia per la riproposizione attuale. Sono gli interessi che si pongono oggi studiosi e ricercatori nello studio dei problemi riguardanti le dinamiche innescate tra le religioni, comprese l'Islam, dai processi di globalizzazione, dall'intensificarsi dei flussi immigratori, dalla secolarizzazione crescente e, non da ultimo, dalla maggiore visibilità delle religioni nella sfera pubblica e nell'arena politica. Oggi l'Islam all'interno delle società europee sarà portatrice di un altro illuminismo, è quello che si chiede in particolare Bidar, il quale fa riferimento in queste sue analisi agli apporti che i sociologi della religione
oramai ripropongono da almeno due decenni. Vale a dire il processo di uscita dalla eteronomia delle religioni. I sociologi, da Marcel Gauchet, da 20 anni, discutono esattamente di questo tema, la futura secolarizzazione. Insomma, la religione che vede restringersi gli spazi suoi e i credenti delle religioni che vedono ampliarsi gli spazi della loro autonomia. L'uscita dalla eteronomia delle religioni, Marcel Gauchet dice, l'uscita dalle religioni per riscoprire il religioso, è esattamente quello che nelle ultime opere di Bidart viene discusso. Da un anno a questa parte a Torino è nato una forma di Invisible College con alcuni ricercatori torinesi, alcuni ricercatori di Lovanio, con il loro maestro D'Assetto, e appunto con Bidart e alcuni ricercatori che lavorano con lui. Ne è nato un primo piccolo volume, Islam de Lumière, con un sottotitolo che indica esattamente la prospettiva, l'illuminismo spirituale del terzo millennio. Qual è il principio su cui oggi maggiormente si discute, all'interno anche di questi autori musulmani? È vero che alcuni dicono che è una piccola frangia, che sono dell'élite, però questo è avvenuto anche in Europa. Quanti processi di modernizzazione all'interno delle religioni di maggioranza, in questo caso del cristianesimo, del cattolicesimo, sono avvenuti perché delle piccole élite hanno introdotto dei fermenti. Ora, il problema è esattamente questo. La secolarizzazione che l'Europa conosce, che è la secolarizzazione delle sfere, quindi con i classici Max Weber, i sociologi hanno studiato l'autonomia delle sfere, la politica, la religione, la cultura, l'arte. Ecco, oggi c'è un'altra secolarizzazione crescente. Ecco, secondo Bidart, l'interesse è esattamente questo. E la secolarizzazione crescente non può che essere quella della vita quotidiana, cioè la secolarizzazione degli stili di vita. Sì? Gli stili di vita in tutte quante le i paradigmi sociologici, psicologici, sono sempre stati considerati come delle variabili dipendenti. Sì? C'è la classe sociale, ne discende lo stile di vita. C'è l'appartenenza a un'ideologia, ne discende uno stile di vita. C'è l'appartenenza a una religione, ne discende lo stile di vita. Quello che oggi rappresenterebbe questa quarta secolarizzazione è l'autonomia degli stili di vita, che non prelude alla scomparsa dell'identità. E quindi le seconde, terze generazioni islamiche, che rimanendo islamiche, rivendicano stili di vita nel programmare la propria vita, nella formazione, nei loisir, nel tempo libero, nel vestirsi, nel portare i capelli, nel frequentare le piscine, eccetera, eccetera, l'autonomia degli stili di vita non è più dipendente dalla propria appartenenza religiosa, ma si riproduce come si riproducono gli stili di vita, cioè si riproducono come si riproducono le tendenze, come si riproducono le mode. A mio avviso questo è un campo di grande interesse,
È un campo che, per terminare, probabilmente vede alcune corrispondenze tra i fenomeni sociali, culturali e quelli religiosi. E la prima di queste corrispondenze è che viene meno l'ascrizione della propria religione sulla base dell'appartenenza etnica. Il rapporto stretto tra appartenenza etnica e appartenenza religiosa è il primo dato che noi vediamo statisticamente venir meno. Ma ancora di più, vediamo venir meno le esperienze spirituali legate alla propria appartenenza religiosa. Le appartenenze religiose vedono sempre di più differenziarsi al proprio interno delle esperienze spirituali diverse. Che cosa è l'insieme, l'areopago delle religioni che diventa l'areopago delle spiritualità? E questi sociologi se lo stanno ponendo. Ma sicuramente quello che tutti quanti immaginano è che le religioni fanno sempre di più passi indietro, lasciando spazio alle proprie libertà. E voglio terminare con, se ho ancora due minuti, con Lettera aperta al mondo musulmano di Abdennur Bidar del 2015. Per indicare, oltre che elementi di analisi, anche queste prospettive quasi di nostalgie di una convivenza più positiva in cui tutti quanti saranno diversi. Saranno diverse le religioni di maggioranza, ma anche quelle che stanno arrivando in Europa. Dice Bidar: caro mondo musulmano, sono uno tra i tuoi figli allontanati che ti guarda dal di fuori e da lontano, da questa Francia dove tanti dei tuoi figli ormai vivono e amano. Ti guardo con occhi severi, occhi di un filosofo cresciuto con il sufismo e il pensiero occidentale. Ti vedo meglio di altri, perché ti guardo da lontano con distacco. Ti vedo in una condizione di miseria e di sofferenza che mi rende tremendamente triste, ma che rende ancora più duro il mio giudizio di filosofo. Vedo in te, o mondo musulmano, grandi energie pronte a liberarsi per contribuire a questo sforzo mondiale che consiste nel trovare una via spirituale per il XXI secolo. Grazie.